Come si preparano i lavoratori della Piaggio alla manifestazione del 9 ottobre? Allora, noi nella giornata di ieri abbiamo effettuato 2 ore di sciopero, sia la mattina, sia il pomeriggio che la notte, con un'assemblea dove hanno partecipato tutti i lavoratori dello stabilimento e prima dell'assemblea abbiamo fatto anche un corteo interno. Dobbiamo dire che abbiamo registrato una forte adesione allo sciopero e durante l'assemblea della mattina abbiamo anche fatto il punto della situazione per quanto riguarda le vicende che ci riguardano direttamente come lavoratori Piaggio. E abbiamo detto ai lavoratori che la Piaggio nella giornata precedente, cioè venerdì, aveva comunicato la cassa integrazione per le ultime 2 settimane che riguardano all'incirca 150 lavoratori nella terza settimana e oltre 500 nell'ultima settimana. Questa cassa integrazione riguarda esclusivamente i lavoratori della meccanica. In più noi abbiamo richiesto anche un incontro per il giorno 12 di ottobre dove faremo anche il punto della situazione per quanto riguarda l'integrativo che ancora oggi sta dando dei risultati negativi per quanto riguarda le questioni del salario e per quanto riguarda anche le questioni dell'occupazione. Come si stanno preparando invece i lavoratori dell'Asso Pistoni alla manifestazione di Firenze del 9 di ottobre? Ma intanto noi abbiamo pensato di fare questa iniziativa che in qualche maniera rimettesse un po' al centro le questioni della nostra piattaforma e del contratto. E quindi abbiamo pensato di fare una cosa un po' diversa, una cosa che finora non avevamo mai sperimentato, quindi un'iniziativa esterna, chiamando anche delegati delle altre aziende, Piaggio compresa, che in qualche maniera ci potesse dare una mano di visibilità e quant'altro, e cercando di fermare i lavoratori informandoli anche oltre l'assemblea stessa. Subito dopo poi andremo noi in assemblea alle 14, dove illustreremo le nostre ragioni e cercheremo anche di fare un po' il punto della situazione a partire anche dalla fase da cui siamo partiti, cioè da quasi un anno fa. Perché noi siamo praticamente in regime di cassa integrazione già da inizio di gennaio del 2009. Prossimamente avremo anche un impegno e un incontro presso gli industriali dove definiremo un'ulteriore proroga di 13 settimane fino poi alla scadenza naturale di questa cassa integrazione. Quali sono gli obiettivi che vi ponete con questo sciopero del 9 ottobre? Ma per noi è importantissimo lo sciopero del 9 ottobre perché noi crediamo di avere molte ragioni da poter sostenere a sostegno di questo sciopero, ma è il momento in cui bisogna dimostrarlo anche con i fatti ed è per questo che noi riteniamo importante che ci sia una grande partecipazione allo sciopero, ma ci sia anche una grande partecipazione alla manifestazione a Firenze, perché dietro le buone ragioni occorre, come dire, ci sia anche sostanza, ci siano le persone, i lavoratori in carne ed ossa per dimostrare che non sono soltanto slogan, ma sono cose reali che i lavoratori percepiscono e i lavoratori capiscono. Qui c'è in ballo il contratto nazionale di lavoro, ovviamente, ma c'è in ballo di più del contratto nazionale di lavoro, c'è il concetto della democrazia che per quanto ci riguarda deve ritornare nei luoghi di lavoro, perché non è possibile fare accordi come l'accordo separato, in questo caso come il contratto nazionale di lavoro, senza ascoltare cosa vogliano i lavoratori, senza andare dai lavoratori, proporre le nostre piattaforme, i nostri accordi e sentire la loro voce. Qui si fa tutto dall'alto e senza rispettare questo vincolo per noi indispensabile si pensa di decidere tutto.